Ok, siamo pronti. L'ammazzatore. Ma quello ma Rast non ha la GPS. E quello è il punto dove dobbiamo arrivare, no? Vabbè, dai, non fa niente. Ma io la faccio un attimo. Ok. Allora fagli pure la divisa. Sì. Poi Scott, noi andiamo a prendere l'elicottero, va bene? Ok, un borsone. Dove stai andando? La tuta da San Sto scaldando. Ma che cazzo corri? La tieni già la tuta da smozzatore? No, no, io dentro no. Se ci avete da metterla, sì, però. Ok, c'è un negozio di abbigliamento qua. Vuoi andarla a prendere, per favore? Dai, ragazzi, muoviamoci. Un baragato. Ma considera che la deve fare, non ce l'avete già. Non ce l'ho già fatta, capito? Quanto tempo, Grazie, Simone, per 29. Ti ringrazio, quello mio. L'avete, ragazzi. Siete pronti? Vabbè, non fa niente. Quindi arriviamo sopra con la cima del cazzo, dai. Sì, tanto. Ciao, Dore, se andiamo a prendere l'elicottero. Pronti, partenza, via. Via, dai, andiamo. Aspetta, ritorno lì. Ma non è vero che vivo la stessa corsa, va lentissima, raga. Basta. Ma che cazzata sta corsa di merda. Però negativo, non ce l'ho già pronta la divisa. Di arma da fuoco nella mia posizione. Ma più lenta del normale. Trippa, dai, dai. Tiro via l'elicottero, va bene? Sono partiti, interrogativo? Sì, sì. Ma dove sta già l'alzo là? Dove sta tagliando? Deve seguire il percorso. Dove sto seguendo il percorso? Ah, non si può tagliare di qua? No. Sto seguendo Dov'è il percorso. L'altro? Sto seguendo il percorso, la strada. Deve seguire la strada, Brazo. Non sono in strada, è quella che ho trovato. Non mi vede? Non la vedo. Guardi bene, sto correndo. Sta corsa di merda, cazzo! Il percorso, la strada, la vedete, sì? No, io non la vedo il percorso che avete fatto voi. Sto correndo secondo il percorso del Ciliad. Ah, è sotto il tunnel? No. Sono su... No, non devono passare, non devono passare per il tunnel, non devi passare per il tunnel. Guardate, sta, ma non mi vedete bene, scusate. Brazor, lo vedo io a Brazor. Davanti a me, sì. Dai, che sono passati già 2 minuti e 29. E infatti 5 minuti è una grande cazzata che no, ha detto. No, ma non ce l'ha mai. Erano 12-13 minuti. Sì. Non mi stia addosso così, mi mette ansia. Vuoi una bottiglia? Ma chi è questo? Tutto a posto, tutto a posto. Marrazzo. Sono io, sono stanco. Ma che fai? Sono un quarto di in strada. Cerca di risparmiare il fiato. E tu, Marrazzo, vorresti entrare nell'FG. Ma che sta a fare? Il lupo? Ci voglio entrare per il cazzo di soldi, non per queste corse. Il lupo. Siamo quasi arrivati, su. Minchia, raga. Oh, raga. È follia. Sono stato sabotato, sono stato investito dalla moto. Ragazzo, non ci si ferma davanti agli ostacoli della vita. Prosegua. Sono più le volte che è caduto a faccia a terra che altro, Sì, lo so. Vuoi un po' d'acqua? No, sto bene, sto bene. Vedo abbastanza sudaticcio, eh. Aia! Mi ero detto, è caduto già 3 volte. A sinistra devo andare, non a destra, mi raccomando. Esatto. Oh, minchia, comunque vola come un diavolo sta roba, eh. Ma la smette di correre così? Sembra un imbambito. Va velocissimo,
ci sta facendo venire mal di testa con sta radio che sta spammà. Colpi di arma da fuoco nella mia posizione. Quanto vantaggio ho sugli altri, capo? Signor Anal, quanto vantaggio ho? Oh. Quanto vantaggio ho sugli altri, signor Anal? Un bel po', mi sa. Ci sarà che marrazzo non passerà alla prova, a quanto pare. Marrazzo, il suo collega qui è arrivato già, Caro mio, quando usi trucchetti... No, qua trucchetti, sto io dietro di lui. Aia. Coglione, io sto correndo a differenza tua. Brazoff è un eroe. Aia, stia attento. Ma che cazzo ha fatto? Guarda come galoppa, minchia. Sulla strada! Raga, va velocissimo. Chi è che ha la radio ficcata nel buco del culo? Quello a mezzo fermo con Taser, Non posso per non clipparmi, sai che ci metto un botto a tipparmi. Dai, braccio. Dai. Ci sono, su, capo, su, ci sono. Su, 1, 2, 3, vai. Aiuto, dove mi butto? Suona fischi e canta, dai. No, non canto un cazzo, sto correndo. Suona fischi e canta. Guerra, cioè si è buttato. Suona fischi e canta. Sì, si è buttato. Dove mi lancio, capo? In cima che mi può fornire un paracadute a destra? Sì. C'è già il paracadute, vai. Raga, dentro la casetta. Vado? Vai, 9 minuti, c'hai. Vado. Sei pronto? No, raga, no. C'è un cassetto blu. Abbiamo una terra, cazzo di caduto a fare. Qualcuno che riesce ad aiutarlo? Brazoff, gli lancio la corda, Brazoff, la becca tua qui, ok? È quel polaso di Brazoff. Brazoff, gli lancio la corda, ok? Aiuto. Corda, ma seppellito. Che corda! Mi lancio, capo, vado. La bara. Non mi apre paracadute! Ho lanciato la corda. Venga qui! Ma chi è? Capo, non mi apre. Ma che è, scemo? Non me lo apre. Allora, lo vede che qui c'è una cosa? Sì. Ok, vado. Ma io c'ho... Ah, cosa me l'hanno dato il paracadute? Dai, dove si trova lei? E chi uno con es? È sull'isola, allora, Brazoff, perché... a sinistra, così si schianta nelle pietre. La vede l'isoletta lì? Dritto a lei? Sì. Dai, beh, rispondere a sta radio di merda! Capo... Dall'isola dovete fare. Capo, mi ritiri su, per favore, per rispondere alla sua radio di... Capo, mi ritiri su per rispondere alla sua radio di merda. Mi si è staccato il paracadute di nuovo. Ma lei deve ascoltare. La deve smettere di parlare, mi ritiri su. Deve ascoltare. Con l'elicottero. Mi ritiri su, capo. Lo devo prendere? Elicottero. E con l'elicottero dove devo andare? A recuperare Brazoff. Questo dove si trova? Brazoff, dove si trova? Sono ok, qui. Ragazzi, sono riuscito ad arrivare. Sono l'isoletta, procedo ad andare a nuoto. Ci sono, Garcia. Dove lo prendo il coso per nuotare? Va, nuotare, va. Niente tuta? E Brazoff ha iniziato a nuotare l'isolotto. Comunque, in alcuni posti diventate più pesanti. Capo, Trippa è atterrato in mezzo al mare, non vale. È vero. Trippa, devi tornare in spiaggia e riniziare da capo, non vale, stai barando. Capo, Brazoff è appena sparito, era qui davanti a me.
Sono sott'acqua. Come al solito. Come fa a stare sott'acqua? Ero sott'acqua, capo. È venuto meglio sott'acqua. La sto osservando con il drone, eh? Sott'acqua, Brazos. Qualcuno che mi indichi dove è questa isoletta, per piacere. Ma poi come faccio a salire nel molo? Salgo diretto? Come hai fatto ad essere già al molo? Ma me lo spieghi? Perché nuoto, testa di cazzo, non sono una sega. Manco, cioè, guarda, giuro. Però tanto ritornerai indietro adesso, Brato. Se quattro candidati sono passati dall'isoletta, Scott, falli venire qua, ci sono le moto. Capo, sono già in centrale. Ma come fa a parlare in acqua con la radio? Dove sei tu, Marrazzo? Scott, guarda. Scott, guarda che tra me e te ci sono i 140 metri di distanza. Salga, salga. Vabbè, Marrazzo, tirami una fune. Troverà una moto qui. La prende e risale con la moto sul Monte Ciliat. Lì sul pontile. Sono primo, capo. Signori, su dovete risalirci da una stradina che sta prima del 2025. Quindi dovete andare in autostrada e poi risalire l'altra. Mi raccomando. Scusi, ma le moto dove stanno? Sopra il molo? Dove stanno le moto? Da dove si sale nel molo? Sì, vabbè, dai, mi avete superato tutti i vostri trucchetti. Monte Ciliad deve fare, da qua. Ehi, non sto sulla spiaggia, Scott. Porca puttana. Io arrivo. Addio, buonissimo. Madre. Mi riesci a raggiungere qui dove il rifornimento dell'elico si sale? Mi manca ancora 80 secondi. Brazov, domani ripeterà. Perché, capo? Prova. No, capo, sono nel percorso. Sono in testa a lei, mi è sparito. Ma che stai dicendo, capo? Cosa stai combinando, Brazov? Cosa stai combinando, diavolo? Sono nel percorso, guardi bene. Aveva ragione, mi sa che questa prova stasera non verrà presa in considerazione. Capo, sono... No, non no, mi vede, la mia non è super guardando. Pulita. La mia è super pulita. Anche la mia, capo. Se guarda bene mi vede che io non lo vedo il suo drone. Mi sa che sta guardando quello sbagliato. No, sto guardando proprio lei. E dov'è il suo drone? Me lo faccia vedere. Non ho nulla da dimostrarle a lei. Dai che siamo quasi, ragazzi. Il distintivo è nostro. È nostro, ce l'abbiamo già in tasca. Prova magistrale. Dove sei, Marrazzo? Sto arrivando, sono qua sopra. Non mi dire che non sei ancora salito nella montagna. Sono quasi sopra la montagna, caro mio. Cioè, sei davanti a me? Non lo so. Sono quasi. Poco che allora ha fatto qualche lo scatto. No, no, guarda, se vuoi dopo ti passo la GoPro e e guardi. Ho fatto il percorso che mi diceva. No, ma tanto i punti di penalità li avrà il signor Brazo. Penalità per cosa? Non proprio per cosa. Ormai tanto siamo in ballo, balliamo.
Minchia, raga, ma che cazzo è? Ancora, Brazov? Ma Brazov, non mi dire che sono arrivato prima di te, non ma se sono in cima, io sono in cima. Guarda che sono nel paracadute. Io sono arrivato. Mi sto annoiando, ragazzi, quando arrivate? Se noi siamo qua ad aspettarti. Ah, lei è là sopra, mi scusi, è che sono arrivato prima di lei, quindi mi sono messo qui, non ho visto nessuno. Ma stai zitto, che ti abbiamo visto arrivare, va. Ma cosa hai visto? Stai mosso da qui. Sto qui sopra a guardarti. Eccomi qua. Ero giù a riposarmi. Ah, guarda che ero veramente guarda qui, che... Sei arrivato dopo di me, tu, No, mi sa che ti stai confondendo. Te lo assicuro, no, abbiamo visto incastrato... va bene. Hai visto dove? Incastrato lì sotto, ti abbiamo visto. No, ma perché ho parcheggiato lì, mica sono arrivato là, giù. Ero nel circuito. Vabbè, allora, io primo... Quindi, capo, allora, domani in teoria, giusto? Secondo. Ma in realtà no. Adesso, per questa cosa che lei ha fatto... Che ho fatto? Farete un'altra prova. Io? Ma io ho fatto tutto in maniera regolare, al limite. Tutti ma scusi, capo, cosa ma l'ho fatta regolare. Tutti e tre farete un'altra prova adesso. Ma mi scusi, andremo, ma gliela faccia fare solo a Diavolo.